Non giudicatemi. Erano in sconto. Erano in sconto, ho detto. Fanculo, li prendo. E sì, così avremo altre persone da allenare. Oh, ho già in mente grandi piani. Dunque, mancano 6 giorni e non so che cosa fare della mia vita ora. Ryuji non ha voglia di passare il tempo con me. Han ancora non c'è. La dottoressa men che meno ha voglia di passare il tempo con me, quindi, siccome ho deciso di portarmi avanti, voglio prendere anche un altro lavoro, ovvero quello al 777. Un altro lavoro part-time che mi aumenta il fascino, certo, facciamo la domanda. Chiama subito. Salve, parla il 777 di Central Street. Chiami per quell'annuncio di lavoro? Resta in attesa, chiamo il manager. Grazie per aver atteso. Vuoi fare domanda per un lavoro part-time? Sei uno studente, vero? Pianificherò i tuoi turni in base ai tuoi giorni di disponibilità. E questa cosa del lavoro, non so se l'avevo già detta, mi aveva un po' preoccupato perché tecnicamente ho detto, cazzo, se devo andare per forza è un problema. Invece no, alla fine vai, cioè nel senso quando c'hai voglia tu vai a lavoro. Fosse così comoda la vita. Sono sempre in negozio, perciò puoi venire direttamente qui. Sono impaziente di lavorare con te. Hai avuto il lavoro, bravo! Questo perché, come anche per il negozio di fiori, dobbiamo lavorare 2 o 3 volte anche qui per avere in futuro una missione. Tecnicamente dovremmo farlo 2 volte, 2 volte anche al negozio di fiori e infine, quando riceveremo la suddetta missione, dovremmo andarci una terza per ricevere la conferma di questa missione. Lo so, è un po' complessa la cosa come l'ho spiegata, ma avrà senso. Andiamo al convenience store. Benvenuto, offriamo grandi sconti su tutto il cibo caldo. E piccolo trivia, tutti i giorni che hanno un 7 nel numero, quindi il 7, il 17, il 27, ci sono degli oggetti extra o degli sconti. Adesso non mi ricordo, dopo ce lo dirà se non sbaglio. Ora che ci penso, tu non lavori qui part-time? Morgana, abbiamo appena preso questo lavoro, cioè non è che... Tra l'altro, questo è stato il primo lavoro che ho accettato, che ti aumenta il fascino. Con il fascino puoi lavorare dal fioraio, quindi tecnicamente ho fatto questo, ho aumentato il fascino, poi sono andato a lavorare dal fioraio. Voglio lavorare. Oh, sei tu che hai chiamato per il lavoro part-time? Chiamo il direttore, attendi un momento. Oh, tu sei Phoenix Star. Hai fatto domanda per il lavoro part-time, vero? Dovrai lavorare alla cassa, osserva bene i tuoi colleghi e impara le basi. Farò del mio meglio, grazie mille, conto su di voi. Grazie mille. Ale. Molto bene, mi auguro che ce la metterai tutta. Non te l'augurare, ce la farò. Ah già, quando lavorerai sodo, riceverai un bonus. Vabbè, buona fortuna. Non c'è un vero concetto di lavorare sodo. Diciamo che c'è il concetto appunto dell'extra di quei giorni col 7. Beh, buona fortuna. Grazie. Tende che cose. Beh, per oggi devo solo guardare. Wow, che brava! Guarda che servizio impeccabile. Fio. Oggi abbiamo avuto molti clienti. Spero che non ti abbiano travolto. Abbiamo un'offerta con i punti extra ogni giorno del mese con il 7. Esatto. Oh, io sono Nanami Shibuya. Ah, sono una tua senpai, vero? Allora ti sei fatto un'idea di cosa devi fare? Più o meno. Non preoccuparti, all'inizio tutti si sentono così. Lascia che ti dia un consiglio. Ricordati dove sono i codici a barre, così risparmierai un sacco di tempo. Che ne dici se ti metto alla prova, già che ci siamo? Conosci Cow Milk, la marca di latte di 777? Sai dirmi dov'è il codice a barre? Vicino al logo, vicino alla sezione quiz all'interno, vicino al logo? Sì, giusto! Sì, è proprio vicino al logo dell'azienda, niente male per un novellino. Ho sparato a caso. Scusa, non volevo sembrare una senpai snob, ma sono proprio conoscenze simili a farti mantenere la calma nei momenti che contano. Scusa se ti ho trattenuto, sarai stanco, riposa. Grazie. Shibuya Senpai ti ha dato degli ottimi consigli. Nei giorni con il 7, grazie. Ottimo lavoro, hai imparato ad avere più premura per gli altri gestendo i clienti. E vai, ho aggiustato il mio fascino. Hai quasi finito, vero? Vai a ritirare la paga e torniamo a casa. Prendi i soldi e scappa. E vai. Beh, mi cambio e vado a casa. Sogiro sarà contento che ho guadagnato dei soldi, visto che mi chiede i soldi lui. No, non è vero. Sogiro è un patato, gli vogliamo bene, ci dà da mangiare. Kai kaka. Sogiro, vuoi una mano oggi? Sì, vuole una mano lui. Ehi, Sogiro, hai bisogno di una mano oggi?
Ehi, prepari il caffè. Ti ho insegnato come si fa. Forza, prova. Beh, se vuoi sbrigare altre mansioni nel negozio, mi va bene lo stesso. Allora, che ne dici? Sento di potermi avvicinare a Sojiro grazie a persona, Barrett. Non penso che il mio legame con Sojiro si rafforzerà per ora. Vuoi preparare un po' di caffè? Beh, tecnicamente io ho già la conoscenza massima, quindi fammi vedere una roba. Posso fare anche il curry? A quanto pare abbiamo finito gli ingredienti per il curry. Ma porca. Va bene, e prepariamo il caffè allora. Non è che... No, beh, aspetta. Posso o preparare il caffè oppure allenarmi, visto che Sojiro non ha bisogno di una mano stasera. Direi che allenarci è un'ottima opzione. Voglio essere bello preparato per la fine del gioco. Che siamo solo all'inizio, lo so bene, però... Ti alleni un po'? Meglio iniziare a prepararsi. Tun tun. Ok, lavoro. Mettiamo alla prova lo spirito combattivo. Vuoi prendere qualcosa? Sì, il frullato proteico. Quanti ne ho? 97. Bene, prendiamolo. Glugete, glugete, glugete. Ah, cominciamo l'allenamento. Vediamo se stavolta spacchiamo la trave. No, alla fine ripete sempre le stesse cose, Morgana. Tutto questo lo voglio solo vedere per cosa succede la nostra evoluzione ormai. Pare che il tuo allenamento abbia perso un po' di efficacia. Forse la prossima volta dovremo fare di più. The fuck? Pare che tu abbia acquistato un po' di forza. In che senso ho perso la mia forma? Che cazzo stai dicendo? Però sembra che anche il frullato proteico abbia dato i suoi frutti. Se ha la frutta di sicuro. Ok, andiamoci a fare una doccia e andiamo a dormire. L'altro giorno ho avuto modo di parlare con una ragazza. Le ho citato delle cose che avevo letto e abbiamo parlato un sacco. È stato magnifico. Ci siamo ripromessi di uscire presto insieme. Adesso non ringaluzzirti troppo perché ti è andata bene. Avere un po' di conoscenza non basta. Per adattarsi al volo a ogni situazione occorre la perizia. Senza contare la gentilezza per essere cordiali, il coraggio per essere onesti e diretti. E fascino per risultare attraenti agli occhi delle persone. Le tue qualità dipendono molto da te, quindi è importante migliorarsi ogni giorno. Davvero? Che faticaccia. Ma se in questo modo riuscirò finalmente ad avere una ragazza, sono pronto. Comincerò a farmi la doccia tutti i giorni. Pare che la ragazza apprezzino l'igiene. Che schifoso. Mamma mia, quindi fino adesso non se la faceva tutti i giorni? Ehi, questo vale anche per te, perché puzzo. Ottimo, apprezzo il tuo atteggiamento. Oh, ehi, buongiorno, Phoenix. C'è qualcosa laggiù? Forza, andiamo, faremo tardi. Cosa c'è laggiù? Cosa... Boh, vabbè, a caso. Tun 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 tun. Un interrogation. Troppe notizie terribili di recente. Tra l'incidente del treno e quello della squadra di pallavolo. Alcuni ipotizzano che sia colpa di questi improvvisi raptus, ma la causa è ancora ignota. Ebbene, sorgenze inspiegabili come queste sono comuni persino nel mondo della matematica. Per esempio, Star Sun, dai un'occhiata a questo. Cosa? Si dice che basti usare pochi colori per far sì che le aree adiacenti siano ben separate. Conosci il nome del teorema che si basa su questo numero? Il teorema cava, il teorema di 4 colori, il teorema di 10 colori. Pochi colori, quindi 4 colori. Koreda. È esatto. Immagino che il teorema dei 4 colori sia piuttosto logico. Beh, mica tanto all'inizio, cioè io l'ho sparata, però poi in realtà ho capito che intendeva anche il bianco, cioè se tu ci pensi, anche il bianco è un colore ovviamente, però io pensavo devi colorarle tutte. Come potete vedere, ogni immagine, tipo un planisfero, può essere colorata con solo 4 colori. In molti, tramite l'osservazione, hanno compreso questo principio fin dall'antichità. Tuttavia, essendo difficile da dimostrare, il problema è rimasto insoluto per molto tempo. Oh, sul serio? Star sembra un tipo intelligente, non è vero? Wow, devi essere davvero sveglio, lo so, grazie. Tanto alla fine, ogni volta che dico la cosa giusta, Morgana ti dirà: bravo che sei. Mi auguro che i Raptus non finiscano per diventare un altro mistero irrisolto. Il mio cuore duole al solo pensiero dei danni economici causati da questa serie di incidenti. Il mondo è pieno di pericoli, eh? Immagino che persino il mondo fuori dalla scuola lo sia. Hai voglia. A proposito, hai una notifica sul telefono, ricorda di controllarla, d'accordo? Va bene, chi è? Ryuji? Ryuji, il farmaco e il ciao.
Allora, praticamente se andassimo a lavorare oggi guadagneremo un sacco di soldi e tutto il resto. Ma a me, sono ricco, non me ne frega. Potrei fare il farmaco che, volendo, può essere interessante come cosa, ma ad ora non mi interessa. Ho una priorità e quella priorità si chiama Ryuji. Che fai? Aspettare basta non mi sconfitterà granché. Sono ancora nel corridoio, fammi sapere se succede qualcosa. Ryuji non è ancora andato a casa, vuoi passare del tempo con lui? Andiamo subito, tanto è qua fuori. Ryuji, aumentiamo la nostra affinità? Abbiamo sconfitto Kamoshida, ma ancora sono un po' inquieto. Dovremmo aspettare e vedere che succede. Ehi, che ne dici di allenarci un po'? Se non ci manteniamo finiremo per arrugginirci. Senti potermi avvicinare con Agathion? Non penso che il mio legame si rafforzerà per ora. Oh cavolo. Beh, se cambi idea avvisami, ci si vede. Vediamo se la dottoressa può far aumentare la nostra affinità. Andiamo a vedere. Sento che il mio legame si rafforzerà, va bene. Andiamo subito allora. Bella risposta, ok, allora dovrò darmi da fare. Bene, ci vediamo alla clinica. Va bene, arrivo. Prendi, questa volta gli effetti dovrebbero essere immediati. È un po' color piscio quella roba, Beh, che succede? Vediamo, pupille reattive. Guarda da questa parte. 1, 2, 3, 4. Ancora nulla? Ho la bocca in fiamme e mi prude il naso. Oh, ci siamo. L'effetto inibitorio è quello che speravo. Ci hai messo più del previsto per via del tuo peso. Sì, è quello che mi aspettavo da un adolescente. E che cazzo? Stiamo facendo grandi progressi. Sbagliando si impara, giusto? Ok, aspetta. Una volta inseriti tutti i dati, potremmo continuare. Va bene. Sì, pronto? Chi è? Pronto? Clinica medica interna Takemi, come posso aiutarla? Un'emergenza, dice? Ma non siamo un ospedale. Inoltre, il primario è Tai Takemi. Eh? Che maleducato, riattaccare in faccia una signora. Che stronzo. Era un'emergenza? Oh, non preoccuparti. L'autista di un'ambulanza cercava un posto per un trasferimento. Gli ospedali veri e propri sono pieni. Ma chiamare per sbaglio un medico generico sarà stato un paramedico principiante. Almeno conosceva il mio nome. Sono sulla lista nera di una buona parte della comunità medica. Oh, poverina. Mi chiamano il flagello per via di un grave errore che ho commesso. Un errore medico? Pum 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 pum. È successo al mio vecchio lavoro. Lavoravo presso un ospedale universitario in città. Non sono mai stata condannata, ma nell'ambiente medico vengo trattata come una reietta. Ti spaventa? Intendo partecipare a test clinici condotti da un medico simile. A me non importa. Sei proprio un tipo strano. Beh, vedo così. Va bene così. In questo modo mi sono potuta concentrare sulle mie ricerche. Comunque, sono impaziente di lavorare con te. Vedrò di aggiungere nuove medicine per te, mie dolce cavia. Ah beh, meno male. Sento che il mio legame con te che mi si sta rafforzando. Dun dun. Ta-da-da-da-dun, tan. Sterilizzazione, nuovi oggetti curativi. Grazie. Tanto alla fine non è che... ce li ho già tutti in pratica. Clinica medica interna della dottoressa Takemi. Oh, un ordine di pollo teriyaki? Ma... ok, va bene tutto. Però, il pollo. Per oggi abbiamo finito. Puoi tornare a casa. Se resti in vita, torna presto. Beh, finché non mi ammazzi. A me va bene fare tutti questi esperimenti, signori. Mamma mia, ti prendo sul lettino e ti ci butto sopra, ma è una cara. Ok, stammi bene. Pam pam. Tacatatantam. Parababam bam. Ehi, mia piccola cavia, vorrei parlarti di qualcosa. Tu non hai detto a nessuno dei miei farmaci, vero? Certo che no. Ok, secondo l'accordo non devi rivelare a nessuno quello che accade qui, non dimenticarlo. Allora ti credo per ora. Grazie. Ho la sensazione che ultimamente molti pazienti mi chiedano medicine. Chissà dove continuano a sentir parlare di me, è fastidioso. Beh, è tutto quello che volevo chiederti. Ok, ci vediamo.
Beh, ciao anche a te allora. Sojiro, vuoi una mano oggi? Oggi la vuoi una mano? Ehi, prepari il caffè? Sì, è la stessa cosa che hai detto l'altro giorno. Non penso che il mio legame si rafforzerà. Sojiro, non vuoi che io ti aiuti, eh? Ma se invece mi mettessi a fare del curry o del caffè? Io credo che il curry sia ancora bloccato a questo punto. Ti ha insegnato come preparare il curry, giusto? In realtà no. Però voglio vedere, in realtà non ho mai provato a farlo con lui vicino. Voglio vedere se mi dice qualcosa. Ehi, ci sono un po' di ingredienti per il curry. Prepari un po' di curry? Beh, proviamoci, dai, tanto il curry... Oh, stai preparando la cena? Sto tornando a casa, ma attento con quei fornelli, ok? Ah, non l'assaggi, Sojiro? Oh no, avrei voluto fartelo provare. Sembra che stia andando bene per adesso. Questo curry ha un sacco di ingredienti o sbaglio? Per caso ci hai messo anche della frutta? Ingrediente segreto del curry, le mele. La frutta grattugiata è spesso usata come tocco segreto del curry. Un accenno di dolcezza è ben gradito. È consigliato l'uso di mele cotte, in grado di aggiungere dolcezza e bilanciare il sapore fortemente speziato del curry. Perché no? Non credevo che le mele stessero bene con il curry piccante. Mescoli tutto con tale slancio. E se l'ingrediente segreto fosse la fiducia in se stessi? E vai, ma che Morgan è bellissimo sul tavolo. Miau, fatti aiutare, miau. Wow, il curry è un profumo squisito, sarà un successone. Sicuramente. Assaggiamo. Sembri proprio fiero di te. Dietro quella ricetta c'è un sacco d'amore e dedizione. Forse mangiandolo nel metaverso potremmo persino curare le tue ferite. Ed è vero in parte, in realtà aumenta gli SP di tutti e questo è perfetto. Hai imparato molte cose sulla preparazione del curry, però continua a esercitarti, ok? Fare pratica non sarà tempo sprecato, potrebbe capitarti di doverlo servire a qualcuno. Sarà meglio andare a dormire, domani ci aspetta una giornata impegnativa. Beh, io ho già la ricetta segreta di Sojiro, quindi... Però, a sapere che... se ne andava via, gli avrei fatto il caffè piuttosto. Oggi piove. Perfetto, quando piove c'è qualcosa da comprare. Ehi là? Avrà avuto per davvero un risveglio del cuore. Per il momento faccio ancora fatica a crederci. Scoppierò a piangere se dopo tutto questo verremo espulsi lo stesso. Stiamo a vedere, anche io. Stiamo a vedere. Facciamo quelli sicuri di noi. Come sei rilassato, amico. Non sei in ansia anche tu un po'? Ah già, oggi sei libero? Se non hai niente in mente, vieni a trovarmi dopo la scuola. Non devo dirti niente di che, ma fare due chiacchiere mi aiuta a calmare i nervi. Beh, perché no? Se mi aumenti la tua... esperienza, volentieri. Vediamo, quindi Ryuji ci aspetta di fuori, giusto? Ryuji, eccolo qua. Aumenterà il nostro confident oppure no ancora? Abbiamo sconfitto Kamoshida, sì. Ehi, che ne dici di allenarci un po'? Va bene, se tu mi aumenti... che cazzo, Ryuji però, eh? Allora, tecnicamente il tempo per lavorare ne abbiamo a palate. Quindi, a meno che io non debba fare un giro con Ryuji senza effettivamente aumentare niente, è probabile. A sto punto proviamo. Passa del tempo con lui. Ok, vai a cambiarti, oggi faremo un po' di jogging. Va bene, alleniamoci semplice oggi. Ale. Ryuji sembra soddisfatto. Credo che il suo allenamento sia stato proficuo. Vabbè, l'importante è quello. Sento che presto il mio legame si rafforzerà. Va bene. Beh, ci vediamo. A me l'importante è che arriviamo al rango 7 con Ryuji. Poi tutto il resto è fuffa. Allora, Sojiro, immagino che, come ho detto ieri, tu ancora non aumenti il nostro legame, però mi chiedi di fare il caffè. Ergo vuol dire che tu vuoi che io faccia il caffè, vero? Va bene. Vuoi provare a preparare un po' di caffè? Beh, come ho detto, e ieri l'abbiamo fatto il curry, abbiamo la ricetta segreta per Sojiro, quindi abbiamo la conoscenza massima del caffè. Io non ho più provato a fare il caffè dopo che ho ricevuto la conoscenza massima, quindi vediamo, facciamo un po' di caffè. Sai come si prepara il caffè? Serviti pure dei chicchi sulle mensole. Ti spiegherò le differenti varietà più avanti. D'accordo, io esco a comprare le sigarette. Va bene, ok. Mi ha fatto ridere il fatto che andasse a prendere le sigarette. Non chiedetemi perché.
Adoro il profumo di un buon caffè. Assaggiamolo. E vai, è buono. Sembra squisito dal modo in cui lo bevi. C'è molto lavoro e molta passione in questo caffè. Forse bevendo nel metaverso potremmo perfino curare le nostre ferite. No, aumentare i nostri SP, Morgana. Alla fine pare che tu abbia imparato qualcosa dal capo. Eh già, ho imparato qualcosa. Però lo assaggerà il mio caffè il capo? Eccolo qua. Pare che te la stia cavando bene. Vediamo, fammi assaggiare. Va bene, provalo. La cosa interessante di Sojiro che prova il caffè è che lui ti spiega veramente la varietà dei chicchi di caffè ed è una roba interessantissima. Questo aroma, ricco e delicato al tempo stesso. Hai usato il Blue Mountain, eh? Le Blue Mountain della Giamaica, con il loro clima unico e il suolo vulcanico, sono ideali per coltivare questo caffè. Raccolto in piccole quantità e sottoposto a controlli rigorosissimi, il risultato è un caffè di alta qualità e dall'aroma pieno. Il profilo gustativo è blando. Esercitati di più se vuoi sfruttare le potenzialità della tostatura. Ok, mi aspettavo una risposta diversa, però va bene. A ogni modo, vedo che l'hai preparato seguendo le mie istruzioni. Ti sta dando da fare. Grazie, papà. No, scusami. Messo così dietro al bancone sembri proprio un vero barista. Stai seguendo tutte le indicazioni e i suggerimenti che ti ho dato, a quanto pare. Non riesco a credere che il ragazzo qui davanti a me sia un combinaguai con dei precedenti penali. Oh, Sojiro. Beh, non c'è bisogno di tirarla per le lunghe. Mi raccomando, continua a esercitarti. Sì. Peccato, cioè mi aspettavo un commento diverso, visto che appunto sappiamo come preparare il caffè, però va bene. Magari è la prima volta, eh? È l'occasione per imparare. Prenditi del tempo per te e continua a migliorare. La gente ti tratterà con rispetto se saprà che sei in grado di servire un ottimo caffè. Beh, sarà meglio andare a dormire. Domani ci aspetta una giornata impegnativa. Va bene, andiamo a dormire. Oh, oggi siamo a casa, a quanto pare. Oggi vorrei parlare un po'. Ah, forse perché ci siamo allenati. Vorrei parlare un po' con te oggi, giusto per togliermi un peso dal cuore. Ci facciamo un ramen? Così, per rilassarci un po'. Ti porto in un posto speciale che conosco. Sto mangiando, forse dovrei rispondere più tardi. Niente di meglio di un po' di caffè dopo il curry. Bevilo finché è ancora caldo, d'accordo? La temperatura incide sul sapore. Buono da sapere. Per ora godiamoci il caffè del capo. Possiamo leggere quel messaggio più tardi? Va bene. Bene, oggi è festa e siamo a casa. Eccoci in sala giochi. Vediamo cosa vuole Ryuji. Abbiamo sconfitto Kamoshida, sì. Vorrei tanto parlarti, o forse sarebbe meglio dire sfogarmi. Ti va del ramen? Ti faccio conoscere un posto. Sento che potermi avvicinare con Ryuji, sento che presto il mio legame si rafforzerà, va bene. Allora che intendi fare? Vuoi passare del tempo con Ryuji? Va bene, assolutamente. A ogni modo si trova Ogikubo. Credo di averlo detto giusto, non lo so. Quindi dobbiamo prendere il treno. Ah beh, va bene, abbiamo scoperto una nuova destinazione, Ogikubo. Qui si fa del ramen, ok, grazie. Se vuoi portarci qualcuno, portacelo, insomma, ti hanno detto. Va bene, ci porterò qualcuno. Un giorno, chi lo sa. Ecco qua, un bel piattone di ramen. Voglio mangiare un bel piattone di ramen, porca troia. Ah, adoro la sensazione dei noodles giù per la gola, del sudore sulla faccia. Non esiste niente di meglio, il ramen è vita. Vabbè, dopo una bella corsa, una zuppa leggera come questa e il corpo rinasce. Dopo gli allenamenti venivamo sempre qui e... già. Beh, ormai è acqua passata. A proposito, ho visto Nakaoka in giro un paio di volte. Per qualche motivo sembrava non andare troppo d'accordo con gli altri. Sei preoccupato per lui? Sì, un po'. Ho ripensato a quello che ha detto, con tutta la squadra che aveva grossi problemi con Kamoshida. E che con quel pugno ho mandato tutto all'aria. Penso che abbia ragione. Ma no. Non hanno neanche più uno spogliatoio e devono posare la loro roba dietro la palestra. Non possono neanche usare l'attrezzatura della scuola. Si allenano facendo giri intorno all'isolato. Non c'è posto per degli emarginati come loro. Beh. E io dovrei saperlo meglio di chiunque altro.
Fanno bene a mantenere un basso profilo. Non voglio che facciano la mia stessa fine. Ti capisco benissimo. Poverino. Ah già, siamo entrambi degli emarginati, eh? Con le voci che girano sul tuo conto, per te deve essere dura anche solo farti vedere a scuola. Siamo sempre fuori posto. Ma sai che ti dico? Forse non è così male, dopo tutto. Ora che ci penso, sforzarsi di integrarsi è una gran rottura. E poi, se non fossi un emarginato, non avrei mai conosciuto voi altri, no? Beh, Anne già la conoscevi, quindi... Quindi, alla grande! Davvero, però, mi sto divertendo un mondo. Stare con voi è una gran figata. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Benissimo. Pum, pum. Scatto furtivo. È più difficile individuarti quando usi lo scatto nel metaverso. E questa non è male in realtà. Correri praticamente il 99% delle volte, quindi... Ottimo. Solo vorrei tanto poter fare qualcosa per i miei ex compagni. Anche se probabilmente finirei solo per peggiorare le cose. Ma no, dai. Ah, ma noi dobbiamo ancora trovare un altro posto per allenarci. Devo pensarci. Nel frattempo però non battiamo la fiacca, ok? Il posto che troverà Ryuji è importante, credetemi. È davvero un ottimo posto dove allenarsi. Ci si becca. Altro che allenarsi sulla trave a casa. Credetemi che dopo che avremo trovato quel posto, allenarci a casa non sarà più un pensiero. A meno che proprio non dobbiamo rimanere chiusi lì, quindi... Allora forse ci pensi. Treni fermi. Che sia stato un altro Raptus. Un altro ministro si è dimesso. Che sta succedendo? Quanto devi essere stupido per tradire qualcuno? Devono essere matti. Agitare con un pugnale come quello in metro. Qualche pazzoide in metro. È pieno di matti in giro. Dove è finita la gente per bene? Uccisa dai matti, ovviamente. Oh, cacca. Oh, Sojiro, ti voglio bene, Sojiro, ti voglio bene, Sojiro. Allora, fammi vedere, tecnicamente abbiamo fatto sia il curry che il caffè, che ci ripristina 100 e 100, a noi e a tutti quanti. Facciamo altro caffè per aumentare il nostro amore per Sojiro o ci andiamo ad allenare? Io direi il caffè, perché così vado sul sicuro e soprattutto mi faccio un bel po' di oggetti che aumentano gli SP. Facciamo il caffè. Vuoi preparare il caffè oggi? Vai. Sembra che la cosa stia iniziando ad appassionarti. Ehi, non lo fai per impressionarmi, vero? In realtà sì. Beh, fa lo stesso. Io esco a comprare le sigarette. Va bene, ti aspetto qui con un bel caffè. Bello, cremoso e buono. Adoro il profumo di un buon caffè. Vediamo, che chicchi avremo usato questa volta? Non lo so, lo scopriremo tra poco. Sembra squisito dal modo in cui lo bevi. Perché lo è, Morgana. Alla fine pare che tu abbia imparato qualcosa dal capo. Più che qualcosa, ho imparato molto da lui, credimi. Oh, io ci speravo veramente tanto in un commento, però amen. Ci stai ancora provando, eh? E come sta andando? Vediamo, prova a dare un sorso. Va bene, vai. Sembra buono. Questa acidità. Deve essere il Guatemala SHB. Il suolo vulcanico del Guatemala è l'ideale per il caffè. I chicchi vengono classificati in base all'altitudine e delle coltivazioni. I chicchi SHB, Strictly Hard Beam, che crescono a oltre 1300 metri, hanno un'acidità simile a quelle degli agrumi. Chissà. Il profilo gustativo è blando. Esercitati di più se vuoi che sfruttare i potenziali della tostatura. A ogni modo, vedo che l'hai preparato seguendo le mie istruzioni. Ti stai dando da fare? Hai voglia? Hai ancora molto da imparare, sia sul caffè che sulla vita. Porta pazienza. Sì, va bene. Sarà meglio andare a dormire. Va bene. Andiamo a dormire. Quanti giorni mancano al risveglio? Uno o due? Mi sa due, eh? Non mi ricordo. No, ne mancano due, perché appunto l'ultimo è lunedì prossimo. Ah, siamo riusciti a sederci, va bene. Cosa possiamo leggere? Un libro qualsiasi. Finiamo questo qui. Tanto i libri, appunto, non mi dicono niente, non c'è nulla di più da sapere. Va bene così. Ah, siamo quasi alla stazione, va bene. Pam pam, parapam, pam pam, pam parapam pam. Giorno, la riunione del consiglio si terrà dopodomani. Chissà se Kamoshida ha davvero avuto un risveglio del cuore. Se avessimo fallito, non riesco a pensare ad altro.
Dobbiamo avere fiducia. Abbiamo fatto il possibile. Credo che non mi resti altro da fare che seguire il tuo suggerimento. Perché no? Però che strano, ora mi sento un po' meglio. Forse grazie alla tua compostezza. Può essere. Vendicheremo Shio ed eviteremo la vostra espulsione. Torneremo a ridere tutti insieme, vedrai. Fa male questo che dici, lo sai. E questo è ciò che voglio credere. L'importante è quello. Salve gente, come andiamo? Oggi ci si aspetta che conosciate l'inglese parlato, comprese le frasi idiomatiche derivate da altre lingue. In questa lezione voglio che dimentichiate di essere giapponesi e vi fingiate stranieri. La cosa più importante è che diventiate qualcun altro. Al giorno d'oggi essere capaci di cambiare la propria maschera all'occorrenza è un gran talento. Tu come te la cavi, signor Star? Rispondi a questa domanda. Sei un wunderkind. Vediamo se riesci a trovare la risposta basandoti su ciò che sai. Un wunderkind. Sei un wunderkind? Beh, dovremmo darci da fare per capire di cosa si tratta se vogliamo rispondere correttamente. Dovrebbe essere l'unione di wonder e kind. Buono, o forse tedesco, che kind è tipo ragazzo, bambino. Il mio tedesco è un po' arrugginito, ma vedrò di aiutarti come posso. Tanto per cominciare, wunder significa wonder, ovviamente. Wonder, esatto. Quindi qualcosa di meraviglioso, credo che qualcosa di straordinario. Vediamo, kind in inglese significa child, credo, sì. Riflettiamoci meglio. Beh, allora, il kind è kindergarten, potrebbe riferirsi ai bambini della scuola. Sì, deve essere così, kind significa bambino, o quantomeno un giovane. Ecco appunto, nel tuo caso, quindi un bambino prodigio. Un bambino meraviglioso, proprio così. Ti ho chiesto se sei un bambino prodigio, ovvio, ossia un giovane dal talento fuori dal comune. Ma immagino che, avendo risposto così in fretta, tu lo sia senz'altro. La parola talento viene dal greco talenton, una somma di denaro a cui ci si riferisce nella Bibbia. Più un servo era abile, più monete poteva ricevere da Dio. Il loro talento li portava alla ricchezza. È piuttosto in gamba. Non me l'aspettavo. Beh, forse non è così male. Oggi sei un portento. Beh, mi hai aiutato anche tu, Morgana, quindi... grazie. In origine la parola talento non aveva nulla a che fare con il concetto moderno di celebrità. Ma l'abilità di cambiare maschera a seconda delle situazioni è di certo un talento concesso da Dio. Ecco perché non è così sbagliato chiamare talenti le persone che sanno sempre come reagire in TV. Il talento di cambiare maschera, quindi anche noi siamo dei potenziali wunderladri, ma dai. I Wunderthief. Mi chiamo così allora, i Wunderthief. Allora, abbiamo un messaggio. Come va lo studio? Come va lo studio? Qui tutto bene. Ho migliorato ancora la medicina. Penso ti aiuterà davvero a studiare come si deve per i tuoi esami. Allora, che ne dici? Vuoi provarla? Dipende. Il mio legame aumenterà, quindi sì. Però prima, come al solito... Oh no, ieri era venerdì. Dannazione, potevo prendere il panino con lo yakisoba. Cerca di accettare gli inviti da Takemi per ottenere la sua fiducia, ok? Va bene, andiamo subito. Bella risposta. Mi sarà molto utile. Ok, passa dalla clinica. Sarà tutto pronto per il tuo arrivo. Va bene, arrivo subito. In tal caso, entra nella sala di visite, eh? Dunque questa è la clinica medica interna Takemi? Sono contento che sia ancora aperta. Chiedo scusa, dovrei far visitare una bambina. C'è un'urgenza, a quanto pare. Vabbè. Prima allora la bambina. Allora, perché viene qui? Non siete pazienti di un altro ospedale? Ho sentito parlare di questo posto, vorrei che la visitasse. Le hanno diagnosticato una bronchite, ma le medicine che le hanno prescritto non hanno effetto. Oh, piccolina. La febbre non cala e continua a perdere peso, perché non vuole mangiare. Non va bene che una bambina perda peso, oh. Dovrebbe andare in un ospedale più grande, qui non posso visitarla in modo appropriato. Siamo già stati in un grande ospedale, una struttura universitaria a Shinjuku. Continuano a ripeterci che si tratta di bronchite cronica.
un ospedale universitario a Shinjuku Est? Lì il medico fa visite come se fosse una catena di montaggio. Credo che sia famoso. Un medico famoso, dice. Sono solo un medico generico in un posto sperduto. Come vede, non ho nemmeno il personale. Aspetti, ho sentito parlare di una medicina che si trova solo qui. La prego, pagherò, per favore, almeno la visiti. Un momento. Dottoressa, mi fa male il petto. La dottoressa Takemi ti aiuterà. Cosa? Dottoressa. E va bene. Hai la vista appannata? E la gola? Fa male? Nessun segno di gonfiore. È sicuro di avermi detto tutti i sintomi e le cure provate finora? Assolutamente sì. Pronto? Uera-san, il dottor Schwarzer è lì? Vorrei chiedergli una cosa riguardo a una cosa pubblicata il mese scorso sulla rivista medica. Capisco. Allora dovremmo cavarcela con ciò che abbiamo. Vicino al banco della reception c'è uno scaffale. Porta in sala visite il contenuto del secondo ripiano. Dovrai aiutarmi a somministrare il farmaco. Porta anche l'ampolla con l'etichetta rossa nel frigo, un asciugamano, una bacinella e un cucchiaio dosatore. Che aspetti? Muoviti! Va bene, ci penso io. Grazie davvero, non pensavo che si sarebbe ripresa tanto in fretta. Si trattava di un raro ceppo di una malattia infettiva. Non si può diagnosticare con i soliti esami. Ho momentaneamente soppresso i sintomi. Aggiusteremo il tiro quando le sue condizioni miglioreranno. Ok, la parcella è di 1.000.000 di yen. What? Un milione di yen? Ma è scandaloso! Si sta approfittando di... No, va bene. Ho detto che avrei pagato. Se vuole pago io. Ho 9 milioni, anzi 8 milioni e 900 ora. Non accetta carte di credito, vero? Vado a prelevare con dei contanti. Aspetti, vuole davvero pagare? Comunque, il medico famoso di cui parlava, era per caso il direttore Oyamada? Sì, lo conosce. Lo sapevo. In tal caso non mi deve nulla. Nulla? Sembri allegra. Che soddisfazione, curare una paziente senza permesso. Comunque, grazie per la scenata di prima. L'esame di oggi sarà davvero speciale. What? Lui è il suo assistente? Sembra molto giovane. Sì, l'assistente è Kavia. Oggi dovrà lavorare davvero sodo, vero? Sento che il mio legame si sta rafforzando. Pam pam. Parabarabam pam. Rango numero 4 e niente bonus. Dottoressa, ora posso tornare a scuola? Non ancora. Devi prima tornare a mangiare per riprendere peso e rimetterti in forze. Lo farai per me? Sì, grazie dottoressa. Di niente. Oh, che carina che è. Ora tocca a te. Chissà che tipo di reazione avrai questa volta. Potresti perfino non riuscire a tornare a casa. Addirittura, mi spezzi le gambe. E il mio coraggio è aumentato, però vabbè. Questo è un extra che tanto non ci serve più a nulla a noi. Ok, bel lavoro anche oggi. Grazie. Tun tun. Pam pam pam. Come stai ora? Il farmaco di oggi era bello tosto, eh? Ma forse era quello che la mia dolce cavia meritava, non trovi? Soprattutto dopo aver approvato una visita per quella bambina senza il mio permesso. Rifletterò sui miei errori allora, scusami se ho parlato io. Bravo, ma lascerò correre solo per oggi. Non farlo mai più. Va bene. Rispetto alle prime volte il farmaco sembra più stabile però. Probabilmente grazie al tuo contributo. Non ci, ci sono quasi, quindi cerca di non morire, ok? Ok, stammi bene. Va bene, ciao. Pam pam pam. Oh, caca. Allora, Sojiro, il nostro legame aumenta oggi? Finalmente ti interessa come si prepara il caffè. Se mi darai una mano posso insegnarti. Sento di potermi avvicinare, sento che il mio legame si rafforzerà.
finalmente. Cosa farai adesso? Accetterai di aiutare il capo? Aiutalo. Allora, pulisci. Io vado a finire di preparare il curry. Oggi mi insegni a preparare il curry anche se già l'ho preparato. Bene, il curry per domani è pronto. Ehi, come va? Cominci a ricordare come vanno trattati i vari tipi di chicchi? Beh, sì. Sono tre i fattori che determinano il gusto finale di una tazzina di caffè: macinazione, calore e tempo. Partiamo dalla macinazione. Per i sifoni che abbiamo qui ci serve una grana medio fine. Ma mi stai ascoltando? Quale grana ci serve? Una grana medio fine. Bene, mi raccomando, continua così. Considerata la fatica, in effetti, il guadagno non è altissimo, ma hey, il denaro è denaro. E se servirai ai clienti un caffè schifoso, non te lo perdonerò mai, ricordatelo. Va bene, grazie. Chi può essere? Sì, pronto? Come hai avuto questo numero? Ora? Dove? Va bene. Scusa, un impegno improvviso. Proseguiamo la lezione un'altra volta. Guai in vista? Che c'è? Sei preoccupato per me? Oh, come potrei non esserlo? Non è nulla di cui tu debba preoccupare. Intanto, mentre sono via, lava i piatti. Ah, e ricorda di chiudere il gas prima di andartene. Anche questo pensavo fosse una cosa vera della serie, proprio c'è il fornello acceso, devo spegnere il gas, sennò crepo, e invece no. È bello avere qualcuno che possa aiutarmi in momenti come questi. Lavori sodo? No. Lavori sodo, non me l'aspettavo. Bravo, continua così. Grazie, i tuoi... Le tue parole mi colpiscono al cuore, veramente. Grazie. Il rango 3 è ottenuto. Ok, io vado. Non sbaffarti tutto mentre sono via. No, non lo farò, tranquillo. Pam pam pam, parababam pam pam. Ehi, puoi chiudere tutto tu? Va bene. Scusa per prima, dovevo occuparmi di qualcosa. Non preoccuparti però, ti farò lavorare. Abbiamo tanto tempo a disposizione. Beh, è vero, abbiamo un intero anno. Grazie in anticipo. Eh? Sei particolarmente docile oggi. Beh, se aiuterai e farai la tua parte, ti tratterrò bene. Grazie. Beh, vedi di spegnere i fornelli prima di andare a dormire, se non vuoi morire soffocato. Va bene. Dun dun dun. Con questo piccolo ukulele nelle orecchie, bellissimo tra l'altro. Certo, aspettare è abbastanza noioso. Chissà che stanno facendo Ryuji e gli altri. Gli altri, sei tu e Ann, cioè gli altri. Ehi, il programma di televendita va in onda oggi. Vuoi dare un'occhiata alla TV? Certo, andiamo a vedere. Vediamo che cosa ci propone la televisione oggi. Salve gente, è l'ora di fare un po' di shopping. Ecco cosa abbiamo in serbo per voi oggi. Iniziamo con questo set della razione militare. Non si combatte a stomaco vuoto. Porzioni di torimeshi, razione militare e razioni di polpette. Tutto in uno, che affare. Ma aspettate, c'è dell'altro. Il prossimo è il set d'allenamento. Gli allenamenti miglioreranno in modo esponenziale. Il set include il frullato proteico, il frullato iperproteico e basta, ok. Non posso credere che siano in un unico set. Che affare? Wow, sono due oggetti fantastici. Non saprei quale scegliere. Ora sì che so quale scegliere, perché al tempo non avevo i soldi. Non sapevo effettivamente che i frullati proteici servissero. E soprattutto loro sono stronzi. Ti fanno cercare di capire che la roba meno importante o quella con più roba sia quella migliore. In realtà non è sempre così. È un prodotto in edizione limitata. Sarà disponibile solo e soltanto per oggi. Naturalmente il prezzo è giusto. Bugia. Non vedrete più un affare del genere. Oh, i telefoni stanno già squillando senza sosta. Ne restano pochi. È la vostra ultima occasione per comprare, comprare, comprare. No. Pare che i telefoni stiano davvero squillando senza sosta. Comprandone uno, l'altro andrà sicuramente esaurito. Bastardi. Ti mettono quasi a 5.000 e tu sei combattuto perché sei lì. Non arrivo neanche a 10.000. Cosa devo fare? Devo prendere questo o devo prendere questo che mi cura? Prendi questo, porca troia. È il mio consiglio migliore. Oh, ci ha contattato un altro acquirente. Grazie infinite. Prego.
Oh, sono entrambi esauriti. L'ultimo cliente ha avuto molta fortuna. Il tuo ordine ti verrà consegnato il prima possibile, domani praticamente. A presto allora e alla prossima con un altro dei nostri fantastici prodotti. Ci sentiamo. Ora dobbiamo solo aspettare che arrivi. Aspettiamo domani in pratica. Allora, cosa potrei fare? Nessuno mi ha scritto e nessuno qui sembra volermi vedere. Forse Ryuji? Beh, forse Ryuji sì. Vediamo, io non penso che aumenteremo la nostra confidenza con lui oggi, però vediamo. Sto ancora cercando. Peccato. Allora, dovremmo aspettare. Beh, non è che oggi abbia molta altra scelta su cosa fare. Potrei lavorare o dal fioraio o potrei andare a lavorare al negozio. Lavoriamo dal fioraio. I fiori hanno un buon profumo, cosa vuoi fare? Voglio lavorare. Miau. Oh, giusto. L'ultima volta non ti ho spiegato cosa devi fare. Bene. Sono venuto qui a fare. Mercoledì e sabato sono le nostre giornate floreali in cui offriamo sconti sui bouquet. Lascerò che sia tu a scegliere i fiori per i bouquet. Potrei perfino aumentarti la paga se i clienti apprezzano le tue creazioni. Allora, so che oggi non è una giornata floreale, ma abbiamo una richiesta per un bouquet. È importante che tu faccia pratica, quindi inizia a farne uno. Va bene, grazie. È un signore. Phoenix-kun, abbiamo un ordine per un bouquet. Occupatene tu, per favore. Va bene. Il nostro cliente vuole fiori grandi e con colori vivaci. Prendine tre adatti. Va bene, ci penso io. Grandi e colorati, Forza, cerchiamo di prendere i fiori giusti. Richiesta per dei fiori grandi e colorati. Vanno bene bianchi o dai colori chiari? Qual è il primo fiore? Quindi bianco, chiaro, colorato, perfetto. Un grande fiore bianco, questo è perfetto. Ora il secondo. Un grande fiore rosa, perfetto. Il terzo e ultimo fiore. Un grande fiore giallo, potrebbe essere. Sì, direi che questo qua grande giallo va bene. Volevano fiori grandi dai colori vivaci. Sei sicuro che vada bene? Penso di sì. Te, beccati sto bouquet. Zampe incrociate. Grazie, è bello. Hanno pagato il bouquet senza lamentarsi. Immagino sia una reazione normale. Se vuoi saperne di più sui fiori, ti consiglio di consultare l'enciclopedia floreale. Tra quelle pagine troverai molti dei fiori che vendiamo qui, quindi ti tornerà sicuro utile. Grazie, andrò a guardarlo. Ecco la tua paga per oggi. Quanto? 6.000 addirittura. Con questo sì che ti puoi comprare il coso per allenarti. Un buon lavoro, Phoenix-kun. Torna pure quando vuoi. Va bene. Ottimo lavoro, ti sei proprio dato da fare. Scommetto però che preparare i regali ti ha migliorato la gentilezza. Hai voglia. Sono talmente gentile che i fiori li regalo così e nessuno mi dice niente. Bene, dovremmo tornare a casa. Va bene. Studente lavoratore. Yes. Un altro piccolo trofeo ottenuto. La riunione del consiglio è domani. Non preoccuparti, sono certo che il risveglio del cuore ha funzionato. Ah beh, lo spero perché sennò siamo fottuti. La riunione del consiglio è domani, vero? Se il cuore di Kamoshida non si è risvegliato prima, verremo di certo espulsi. Sicuramente. Si risveglierà di sicuro. In caso contrario, sarebbe un grosso problema per noi. Per noi? Per te? Hai ragione. È ancora troppo presto per arrendersi. In un modo o nell'altro, lo scopriremo domani. Dobbiamo solo prepararci a ogni possibilità. Beh, se ci buttano fuori andiamo lì e gli spacchiamo la macchina, le gambe, la... Tutto gli spacchiamo. Mi dispiace non poterne dare la certezza, ma il suo cuore dovrebbe risvegliarsi. Crediamoci e aspettiamo domani. Va bene, crediamoci. Parlando di quello che hai trovato, beh, quella specie di armatura sporca, ecco. C'è una lavanderia automatica vicino al bagno pubblico, mi pare. Se hai tempo, fai il bucato. Beh, Sojiro non ha bisogno di aiuto, quindi potrebbe essere un'idea. Visto che uno degli obiettivi del covo dei ladri è proprio fare 10 volte il bucato, se non ricordo male, vediamo se ne vale la pena. Tecnicamente no, cioè tutta questa roba qua che ho non mi serve a nulla, proprio letteralmente. Proverò a lavare un paio di cose, ma giusto per fare questo obiettivo, ma niente di più, niente di meno. Posso aggiungere altri 3 oggetti. Aggiungiamo tutta la roba possibilmente più avanzata piuttosto che queste qua che sono molto più indietro, ma proprio così, giusto per vedere cosa ne esce fuori. Nient'altro.
parte. Avviala. Anche perché tutta sta roba poi più avanti la venderemo quando potremo. Non a un negozio normale, ma a un negozio specializzato. Nana, questa cosa trema parecchio. È piacevole stare seduti alla sulla lavatrice mentre è in moto. E beh. Clunk clunk. Oh, sembra che abbia finito. Oh, è molto più pulito di quanto mi aspettassi. E niente, in realtà tutta roba inutile che non mi serve. Finalmente torniamocene a casa. Eh beh, più avanti potremmo anche chiedere a qualcun altro di fare la lavatrice al nostro posto. Ma non ci serve, cioè non più. Ormai abbiamo tutti i vestiti definitivi. Ah, che palle lunedì. Perché non è vacanza anche oggi? È vacanza tutto il resto della settimana a partire da domani. Ah, incredibile. Già, è ridicolo. A proposito, cos'è questa storia della lettera di sfida consegnata a Kamoshida? Guarda che c'è Mishima dietro, tra l'altro. Non diceva qualcosa riguardo a rubare desideri distorti? O qualcosa di altamente strano? Sì, qualcosa del genere. Sarà uno scherzo. Nessuno l'ha presa sul serio. Io sì. Ma, che poi ti viene anche il dubbio, ma... ho fatto in tempo, l'ho fatto giusto, è andata bene. La prima partita rimane un po' così, cioè nel senso, te lo chiedi. Perché questa improvvisa assemblea mattutina? Scommetto che c'entra quella ragazza che si è buttata l'altro giorno. Non hanno certo bisogno di dirci che non dobbiamo suicidarci. Geni. C'è stata anche una di quelle lettere di sfida, perciò immagino che i prof stiano sbroccando. Eh beh, di sicuro non è una situazione altamente normale. Ma noi dove siamo? Diamo inizio all'assemblea scolastica mattutina. Come ben sapete, l'altro giorno è avvenuto un tragico incidente. Per fortuna siamo stati informati che la ragazza è ancora viva, ma ci vorrà un po' perché si rimetta. Voi tutti avete un futuro radioso davanti, vi imploro di meditare sull'importanza della vita e... Professor Kamoshida, ma che... Sono rinato. Ecco perché voglio confessarvi ogni cosa. Oh, e questo... ci rimani anche un po' male, dici... wow, ha funzionato veramente. Ho capito, vai avanti. Più volte ho fatto cose indegne come per insegnante. Ho letto malissimo, lasciate perdere. Abusi verbali sugli studenti, abusi fisici sulla mia squadra e moleste sessuali sulle allieve. È colpa mia se Suzui Shino ha tentato il suicidio. Deve essere bella una scena del genere vista in un anime fatto bene. Io non l'ho ancora visto l'anime. Consideravo questa scuola come il mio castello. Ci sono perfino studenti che ho condotto all'espulsione solo perché non mi andavano a genio. Ovviamente revocherò tutto. Sono davvero dispiaciuto di aver costretto dei giovani innocenti a subire delle azioni così orribili. Che poi vabbè, la faccia non c'entra un cazzo. È la sua faccia da stronzo ancora, però vabbè, lasciamo perdere. Sono una persona arrogante, gretta e spregevole. Anzi no, sono molto peggio. Il preside che è lì, con gli occhi spalancatissimi. Mi assumerò tutta la responsabilità e mi toglierò la vita. Prof. Kamoshida, la prego di scendere dal palco per adesso. E guardalo, è spiritato. Tornate tutti alle vostre aule. Io? Non scappi, bastardo! Shio è ancora viva, anche dopo aver sopportato tutti quegli orrori che l'hanno spinta al suicidio. Non ha alcun diritto di fuggire. Hai ragione, hai assolutamente ragione. Merito di essere punito dalla legge e di pagare per i miei crimini. Ho fatto cose orribili anche a Takamaki-san. In cambio del posto di squadra su Zui-san, ho cercato di obbligarla ad avere una relazione con me. E noi dove siamo in tutto ciò però? A partire da oggi mi dimetto dal ruolo di istruttore e voglio costituirmi. Qualcuno chiami la polizia, per favore! Questa scena, vabbè, questa frase poteva non saltarla, però. Eccoci qua, finalmente. Wow! Assemblea mattutina è terminata, tornate subito alle vostre aule.
Non è proprio quel che c'era scritto in quella lettera di sfida. Quindi questi ladri fantasma esistono davvero? Hanno fatto qualcosa a Kamoshida? Figurati, non esiste un modo per rubare un cuore a qualcuno, lo dite voi. Ma allora perché ha iniziato a dire cose che vuole uccidersi e costituirsi? Forse perché sta per venire tutta a galla. Non sono più comprensivi se ti costituisci. Più o meno. Chissà cosa è successo. Chi lo sa? Ma cavolo, ora sappiamo che Kamoshida è un vero pervertito. Wow, bella consapevolezza, ragazzi. Bravi, bravi tutti. Beh, Ryuji è anche lui spiritatissimo, con gli occhi grossi così. Tornate subito alle vostre aule. E noi no, noi rimaniamo qua. Il suo cuore si è risvegliato davvero. A quanto pare. Ma siamo riusciti, siamo sicuri che sia meglio così? Penso di sì, non saprei, ma quello che ha detto... Penso di sì. Ryuji ogni volta convintissimo di fare una cosa, poi appena finisce di fare quella cosa... Ma abbiamo fatto bene? Forse se lo meritava, non lo so. Cioè, porca puttana, un pensiero Ryuji devi avere. Quello. Io devo fare sempre quello invece che deve essere sicuro di sé. Cioè, deve essere... Abbiamo fatto bene. Cazzo, sì! Sì, deve esserlo per forza. Ma le cose stanno succedendo troppo in fretta. Mishima? Eh? Ma che... Takamaki-san, mi dispiace. Eh? Lo sapevamo tutti, ma facciamo finta di nulla. Takamaki-san, ti avevo giudicato male. Perdonami per aver sparato quelle voci su di te. Che puttana. Io davvero non immaginavo. Kamoshida ha cercato di portarti a letto contro la tua volontà. Deve essere stato un inferno per te. Bravi, bravi stronzi che salgono tutti sul carretto del vincente, pezzi di merda. Di sicuro molti altri vorrebbero chiederti scusa. Ci dispiace tanto. No, è tutto ok. Vale lo stesso per me. Tanto ormai è acqua passata. Ehi voi, tornate subito in classe. Beh, ci vediamo più tardi. Ciao, ce ne andiamo. Siamo puttane anche noi. Non mi scuserò mai abbastanza per quello che vi ho fatto. Giuro che, mi farò perdonare un giorno. Bravo Mishima, vai. Pare che Kamoshida non sia stato l'unico ad avere un risveglio del cuore. Cavoli, sono contento per te. Finalmente la pianteranno di mettere in giro quelle voci. La mia situazione non ha poi così importanza. Abbiamo costretto Kamoshida a scusarsi per Shio. Mi basta e avanza. Dovresti andare subito a diglielo, allora. Sì, già. Salterò la scuola per andare. No, forse no. Forse non la salta. Beh, in realtà sì, è andata. Robe da pazzi. Ha avuto davvero un risveglio del cuore. E per fortuna non gli si è nemmeno incasinata la testa. Meriteremo il massimo dei voti. Se questa fosse una materia. Vuol dire dunque che la persona non subisce un arresto mentale anche se il suo palazzo scompare? Interessante. Quindi dobbiamo convincere l'ombra senza ucciderla, per poi rispedirla al suo vero io. Così facendo i nostri obiettivi non subiranno un crollo cognitivo. Perciò possiamo farli confessare senza commettere cattive azioni. Ehi, a me sta bene. Finalmente. Devi per forza parlare così forte. E c'ha ragione. La maggior parte delle volte che la gente sta per scoprirci che sente cose, è sempre colpa di Ryuji, porca puttana. Non preoccuparti. Allora, com'è andata? Con Shio intendo. Ha ripreso conoscenza. Miau. Sul serio? E che cazzo, sì. È stato solo per un attimo, ma sono riuscita a parlarle. Giusto il tempo di dirle che Kamoshida ha ammesso tutti i suoi crimini. Beh, meno male. Shio mi ha detto che era così dispiaciuta. A quanto pare ha scoperto che io flirtavo con Kamoshida per il suo bene. E io che ero andata lì per chiederle scusa. È Kamoshida il vero colpevole. Lo so. La madre di Shio sta pensando di trasferirla in un'altra scuola, non appena si riprende. La storia delle molestie sessuali e il tentato suicidio, tutti le etichetteranno per questo. E anche Shio sembra pensarla allo stesso modo,
È come io che me ne sono andato da un'altra scuola, in pratica. Sembrerà vuoto qui senza di lei. Ma credo sia la cosa migliore. La sua vita sarebbe davvero complicata se restasse. È ancora viva. Puoi vederla quando vuoi. Sì. Anche io devo cambiare, però. A parte questo, mi ha sorpreso il modo in cui ti sei trattenuta contro l'ombra di Kamoshida. Non è stato così. Volevo solo che Kamoshida si scusasse di persona. Sei così buona, Lady Anne. Mamma mia, Morgana quanto è un simp. Per quanto fosse un sacco di merda, dagli il colpo di grazia avrebbe lasciato l'amaro in bocca, eh? Non è questo. Pensavo che la vendetta sarebbe stata più dolce se l'avessi fatto pentire. Avendo compreso quel che ha fatto, dovrà supplicare il perdono per il resto della sua vita, no? Credo sia un destino peggiore della morte. Porca vacca. Comunque, ora è tutto a posto. Ma sapete, c'è un'altra cosa che mi chiedevo a proposito del castello. Perché Kamoshida era l'unico ad avere quella roba nel metaverso? Non è necessariamente l'unico. È una cosa che può avere chiunque se il suo cuore viene corrotto da desideri. Chiunque? Volete dare un'occhiata? Non adesso. Ci conviene tenere un basso profilo per un po'. La gente parlerà ancora per molto di Kamoshida. Anche se è assolutamente impossibile che qualcuno scopra cosa abbiamo fatto nel palazzo. Già, a proposito, hanno cominciato a circolare delle strane voci su voi due. Tipo che siete andati insieme a minacciare Kamoshida mettendogli quasi le mani addosso, pure. Ma che diavolo? La gente non crederà così facilmente all'esistenza dei ladri fantasma. La lettera di sfida è stata bollata come uno scherzo di qualcuno a conoscenza dei reati di Kamoshida. Mi pare sensato. Anche se siamo stati noi, nemmeno io riesco ancora a credere del tutto. Vabbè, è una roba un po' assurda. Per adesso aspettiamo che le acque si calmino un po'. Comunque sia, dobbiamo controllare quanto può valere questa medaglia. Mi ci conviene darla via il prima possibile. Oh, trovato! Aspetta, 30.000? Vale così poco una medaglia d'oro? Beh, perché non è propriamente oro. Ti ricordi quella volta alle medie? Ti ho prestato un po' di soldi. Pure. Non esiste che tu mi abbia prestato 30.000 yen. Non dovrebbero essere maturati degli interessi. Mamma mia. Interessi un cazzo. Non sto dicendo che li voglio tutti. Però è colpa tua se non me li hai restituiti dopo tutti questi anni. È solo buonsenso. Eh certo, come no, dai, strozzinaggio. Maledizione. Concorda sul volare basso e tenere d'occhio la situazione. Tuttavia, visto che mi avete messo in mezzo, sarebbe assurdo non festeggiare la vittoria. Vuole mangiare Morgana, in pratica. Penso che potremmo goderci questi soldi facendo qualcosa di bello. La discussione tra i ladri fantasma andrebbe affrontata davanti a un bel banchetto. Che ne dite? Ehi, un momento. Nah, direi che va bene. Conosco un posto dove mi piacerebbe andare. E dov'è? È un ristorante dove io e Shio volevamo andare da un pezzo. Beh, ti devo dei soldi, quindi non posso lamentarmi. E Ryuji così, giustamente. Vabbè, se proprio dobbiamo dargli sti soldi, diamoglieli. A te sta bene? Beh, perché no? Per me è ok. Mi affido anch'io al tuo giudizio, Lady Anne. Allora più tardi chiamerò e chiedo quanto costa. Quando possiamo andarci? Preferite presto, tipo domani? Perché non ci andiamo l'ultimo giorno delle vacanze? Ci aiuterà a ricaricarci in vista del rientro a scuola il giorno dopo. Allora il 5, il giorno dei bambini. Abbiamo altri 3 giorni, quindi va bene. Beh, chi vende la medaglia? Ci pensiamo noi, conosciamo un negozio che comprerà di tutto, vero Phoenix? Ok, lascio a voi l'onore. E che cazzo, ma anche il bagarinaggio adesso? Il riciclaggio di medaglie d'oro finte? Oh, cai caga. Piripi, piripi. Dio mio, la prassi ormai. Quella medaglia d'oro è vera? Quando è entrata nel palazzo?
No, è finta. Un semplice prodotto della sua cognizione. La vera medaglia ce l'ha ancora lui. Questa è finta, Kamoshida ha quella vera. Non cambiava niente in realtà. Come? Mi stai dicendo che Kamoshida ha ancora la medaglia? Non pensarci. Quello che importa è che abbiamo risvegliato il suo cuore. E tra l'altro prendere quella vera vorrebbe dire rubare. Non credo che sarà ancora fiero di quella medaglia comunque. Prendi le cose molto alla leggera, eh. Facciamo che mi perdoni per il debito. È diverso, 500 yen sono parecchi per una delle medie, sai? Che poi, ce l'hai ancora quel delfino? Delfino? La vuoi smettere di rinfarciarmelo? Quando eravamo alle medie siamo andati in una gita all'acquario. Mariyuji ha speso tutto per un souvenir per cui gli ho prestato i soldi per il treno. Ti ho detto che mi dispiace, era per mia madre. Dai, consideriamolo saldato con tutto quello che è successo. Vabbè, grazie. In questo caso, rivendere quella medaglia non è un problema se è falsa. Discorso chiuso. Kamoshida non sarà mai più orgoglioso di quella medaglia d'oro. Mai più. Da un certo punto di vista, per lui quella punizione potrebbe essere peggiore che morire. Beh, la prigione certo non sarà una cosa bella. Sarei contento di avere tanto tempo libero da domani. Per me significa solo più clienti e più lavoro. Ma dovresti essere felice. È arrivato un pacco per te. Oh, Amazon è arrivato. Perfetto. Che hai comprato? Roba per allenarmi, Morgana. Il frullato iperproteico, e questo ce lo teniamo da parte. Deve essere quell'ordine che hai fatto alla televendita. Eh già,